e 23, li vediamo che entrano in campo in maglia gialla, impossibile non riconoscerli, i già precedenti campioni dell'edizione invernale del torneo, il Deportivo Monti, contro ogni pronostico Lisanna, che nella scorsa edizione del torneo si sono posizionati tra le ultime classifiche, tra gli ultimi in classifica, hanno avuto questo sboccio combattendo contro i già campioni in carica. Ora il saluto generale tra i vari direttori e i propri avversari, e tra pochissimo si potrà, con il fischietto alla bocca, ed è ufficialmente iniziata la finale di questa Minerva Summer Cup. Pallone per le maglie gialle, subito aggressivo Lisanna Imperiali sul binario di destra, cerca di divincolarsi, buono il lungolina col compagno, ancora Tamburini, colui che ha inaugurato il calcio d'inizio, ora si mette un po' alle strette. Primo corner del match aggiudicato proprio per loro, Imperiali sulla bandierina, buonissimo il cross in mezzo, il colpo di testa che però lascia tutti a bocca aperta, e dunque il primo gol, appunto sbloccato lo 0-0 per questi primi 4 minuti. Il Deportivo si porta in avanti, dunque tutto pronto per battere questa punizione, attendono solo il fischio del direttore di gara, che arriva, parte il destro raso terra, grandissima deviazione di Foschini, e dunque Caparrucci a rimetterla in gioco. Civica, cross deviato, prova il recupero, il Deportivo ci riesce, prova anche a cambiare la fronte centralmente con Silvano, c'è un sentiero libero, lo sfrutta con Di Giacomo, cerca di farsi spazio per calciare, grandissima risposta di Caparrucci. Caparrucci può ripartire nuovamente con Di Cecca, Di Ruscio, Silvano che lo segue con lo sguardo, c'è proposto poco più avanti Palombelli. Parte il cross col mancino che però non riesce a trovare spazio sicuro, il recupero di Foschini, pronto a battere Di Cecca, invece è stata tutta una finta, Ceraudo che parte col mancino, sfera che impatta sulla barriera, e il time out chiamato dalla formazione in maglia gialla per concedere qualche attimo di stop. Noi ci rivediamo tra pochissimo, tre uomini in maglia gialla a difendere la porta, oltre ovviamente a Foschini, parte il destro dell'Isanna che si va a spegnere poco sopra la traversa, niente da fare per Iannone. 5 minuti da giocare, il possesso stavolta è per l'Isanna ad inaugurare Simone Correro, proprio il numero 29 al possesso del pallone, messo alle strette, non si arrende, prova ad insistere il Deportivo, Iannone che non lascia spazio, provano sul binario opposto di Ruscio alla battuta, parte il destro, quasi un tiro a giro intercettato da Foschini. Scoccare tiri, devono assolutamente far tutto ciò che è in loro potere, sfruttare al massimo questi 25 minuti di gioco per tentare di invertire l'inerzia dell'1-0. Scontro intanto con Silvano, il possesso ancora per Lisanna. Ceraudo che potrebbe provare a calciare, ma la scivolata pericolosissima ma regolare, che salva una possibile cross, Rivosecchi, splendido. Vediamo quali saranno le intenzioni del numero 10. Parte il mancino, ancora di intercettare Foschini. Ancora Fantozzi, corre come un treno, ma niente da fare per Civica che aveva cercato di sorprendere. Ora Silvano che si avvicina sempre di più, un po' di confusione ma rimane in piedi il numero 10 in maglia gialla, ora Fantozzi che cerca in qualche modo di percorrere un sentiero libero, ancora Silvano, Di Giacomo potrebbe provare a calciare, ha esitato forse un po' troppo, ora prova col mancino e la deviazione di Caparrucci. Rimettere in gioco la sfera, possesso per Lisanna, supera la propria metà campo, dà indicazioni Silvano che si muove centralmente ma la palla è sul binario di destra, cerchiamo di farsi spazio e sul secondo palo sfiorato, provato ad intercettare, niente da fare, il pallone profondo, colpo di testa ancora a Bartolucci, Di Ruscio calcia col mancino di Giacomo, ma la traiettoria facile da neutralizzare per Caparrucci che serve velocemente per Civica, ora l'azione si sposta immediatamente sul fronte opposto e la lotta di Gangi che però non riesce a far sua la sfera.
palla che rimbalza proprio sul petto del numero 11. È difficile inserirci, ci prova Iannone, poi il tiro al volo, l'acrobazia eseguita da Pozzi. Civica cerca di penetrare le maglie difensive e avversarie. Il pallone ancora per Lisanna, il rimpallo fortunato, parte il mancino. Niente da fare, Lisanna non riesce ad andare sull'1-1 a riequilibrare il parziale. Supera il centrocampo Lisanna, provano nel sentiero libero sul binario di sinistra. Prova ancora Biscione, mamma mia, intervento splendido quello di Foschini. Ancora rimessa, è un altro salto canguresco da parte di Foschini che neutralizza questo cross. Può ripartire con calma ora il Deportivo. Prova il taglio in obliquo intercettato da Lisanna. Cerca di salire, parte il mancino di Ceraudo che si va nuovamente a chiudere sul fondo. Non sembrerebbe esserci stato il tocco del numero 1 in maglia rossa. Stavolta un po' più complicata la traiettoria. C'è Biscione in mezzo, ma riesce a penetrare le maglie difensive. Arriva il 2-0 su questo calcio di punizione. Grandissimo Imperiali. Risultato che si va ulteriormente a consolidare ora sul 2-0. Pozzi di Giacomo centrale. È la strada libera anche dal monte. Prova a calciare col mancino, deviazione di Cecca. Nuovamente Pozzi sul laterale per Palombelli. Palla ancora in gioco secondo il direttore di gara. Parte un mancino un po' troppo timido di Giacomo. Giacomo passata a nessuno dato che Palombelli era ampiamente dietro il numero 1. Civica centrale, lungolina per Ceraudo, prova a triangolare col compagno sul binario di destra, colpo di testa della difesa ad interrompere questo che è uno degli ultimi tentativi per portarsi a casa almeno una rete. E sfera abbracciata da Foschini che si lancia poi a terra. Operato i 50 di gioco, siamo al terzo minuto e mezzo di recupero. Ormai credo siano gli ultimi istanti del match. Ceraudo alla battuta di questa punizione, il passaggio centrale per Biscione, parte il destro, fa impennare la sfera, forse Imperiali. Sarà sì, calcio d'angolo infatti per Lisanna. Manca ormai pochissimo il tiro rasoterra, provato a calciare di ruscio senza successo, e arriva il triplice fischio del direttore di gara a chiudere qui il match. Si aggiudicano anche questa edizione del torneo, la Minerva Summer Cup 2023. Io vi ringrazio per aver condiviso con me le emozioni di questo match. Da Lorenzo Almanno di Flash Sport è tutto, un buon proseguo di giornata.